I nostri appunti di viaggio interiore ci conducono nelle terre dell'Estremo Oriente, per andare alla scoperta di un'arte marziale poco conosciuta ma molto affascinante. Oggi parleremo dell'arte giapponese dell'Aikido. Ci troviamo qui nel dojo di Pavullo di Marco Manicardi, maestro di Aikido, cintura nera, quarto dan, che ha cominciato a intraprendere questa avventura dentro questa disciplina nel 1991 a Modena, seguendo diversi maestri. Ma diciamo la svolta profonda, interiore, c'è stata nel 2007, nel momento in cui ha deciso di risalire all'origine di questa arte marziale. E quindi ha cominciato a seguire il maestro Alessandro Titterelli e nel 2008 cominciano i suoi soggiorni in Giappone, a Iwama, città dove è nato l'Aikido, sotto la guida del maestro Saito Itohira. Benvenuto Marco. Grazie. E direi di cominciare con una domanda abbastanza generica, ma che possa introdurci all'argomento, cioè che cos'è l'Aikido e in che cosa si differenzia rispetto alle altre arti marziali. Sì. Dunque, allora, l'Aikido diciamo che è un'arte marziale tradizionale giapponese, tradizionale nel senso che è rimasta con una connotazione non solo sportiva di arte marziale, ma anche con un diciamo messaggio spirituale abbastanza importante. Così erano tutte le arti marziali, ovviamente. Infatti nascevano in ambiente monastico o comunque di quel tipo. Diciamo che dopo si sono un po' snaturate, venendo in Occidente, le arti marziali sono state prese un po' più con una connotazione sportiva per via delle gare e di come siamo fatti noi. L'Aikido invece no, è rimasta un'arte marziale tradizionale perché? Perché nell'Aikido non c'è la competizione, quindi noi non facciamo le gare, non facciamo gli incontri. Questo porta al fatto che non c'è mai un bisogno di dimostrare una tua supremazia sugli altri, anzi, c'è sempre una volontà di aiutare gli altri, perché questo sarebbe il messaggio dell'Aikido. Questo ha fatto sì che l'Aikido rimanesse tradizionale. Tradizionale cosa vuol dire? Nel senso che nell'Aikido è più importante quasi l'etichetta, il modo in cui ti devi comportare, il rispetto verso gli altri, la benevolenza, piuttosto che essere un gran artista marziale e sapere menare le mani. C'è anche quella parte lì, ovviamente, perché sennò non sarebbe un'arte marziale. Certo. Allora, diciamo che l'Aikido, qual è la caratteristica principale dell'Aikido? Che non ci sono i colpi, noi non abbiamo pugni, non abbiamo calci, non abbiamo nessun tipo di offesa, ok? Allora è un'arte marziale difensiva? No, è un errore anche questa definizione, non esiste un'arte marziale difensiva, cioè vorrebbe dire che io mi difendo dagli attacchi e basta. L'Aikido cosa fa? Si prefigge di trasformare l'energia e la direzione di un attacco di un avversario contro di lui, rivolgendogliela contro di lui. Quindi le nostre tecniche sono tutte, intanto iniziano solo se c'è un attacco, anche questa cosa nell'Aikido non è fantastica. Uno, un Aikidoka, se in un combattimento deve aspettare che l'altro lo attacchi, perché se no non c'è nulla che può fare. Noi possiamo solo reagire a degli attacchi o a delle prese, delle immobilizzazioni. Questo dico è fantastico perché ha anche una connotazione molto profonda, che è quella che se la tua mente è proiettata ad uccidere, è incanalata al 100% in quella direzione. Quindi chi attacca, no? La mente di chi aspetta è vuota. Quindi ha un vantaggio grandissimo rispetto a chi sta attaccando, che si può permettere di valutare, no?
di capire che cosa sta succedendo. Non gli si è chiusa la vista, come succede, no? Se io ti voglio uccidere, si chiude la vista e faccio solo quella cosa lì. Invece, aspettando, diciamo che ho un certo tipo di vantaggio. Questo per metterla in modo molto generale. Quindi, dicevo, parte da un attacco. Quindi io devo aspettare un attacco, che sia un attacco, un pugno, un calcio, oppure una presa, no? Prendo e mi immobilizza con due mani, con una mano, in tanti modi, in strangolamenti, insomma. Per ognuna di queste prese, ognuno di questi attacchi, noi abbiamo dei modi di uscirne e delle tecniche da applicare. Qual è il fondamento su cui lavorava O-sensei, che è il fondatore? Era quello di non creare mai un danno permanente nell'avversario. Cosa significa? Di non uccidere. Perché nelle arti marziali, comunque, in quasi tutte, ci sono tecniche che, se fatte veramente, possono uccidere. Non è che... Invece per lui era importante non creare un danno permanente, cioè la morte. Quindi tutte le nostre tecniche in Aikido finiscono o con un'immobilizzazione, con una chiave articolare, dove uno viene immobilizzato a terra e finisce. Okay? Oppure con una proiezione, cioè significa fare perdere l'equilibrio all'avversario e farlo cadere. È chiaro che qualche danno uno lo riceve, ma non è mai un danno permanente. Diciamo che, detto questo, l'unica altra cosa che mi sento di aggiungere è che proprio per questo motivo l'Aikido è adatto a persone di tutte le età, di qualsiasi prestanza fisica, non c'è bisogno di essere iperallenati, di qualsiasi sesso, di qualsiasi religione, di qualsiasi colore, cioè, nel senso, è adatto veramente a tutti, perché nell'Aikido, non avendo le gare, tu non devi dimostrare, come dicevo prima, agli altri di essere meglio, devi dimostrarlo a te stesso. Quindi ognuno avrà il suo percorso, ed è la cosa più importante da capire. Uno bravo ci mette 5 anni a diventare cintura nera, quell'altro ce ne ha messi 10. Fa lo stesso, è il suo percorso. Tu lavori su te stesso nell'Aikido, soprattutto su te stesso. Poi lo fai attraverso delle tecniche, diciamo, per imparare a difenderti, tra virgolette. Hai accennato prima a O-sensei, il fondatore appunto dell'Aikido. E ci puoi dire qualcosa in più su di lui e anche su chi adesso, diciamo, continua, porta avanti i suoi insegnamenti? Certamente. Dunque, O-sensei, quello che noi chiamiamo O-sensei, che in giapponese significa, è la contrazione di Oki-sensei, che vuol dire grande maestro, è semplicemente un titolo perché lui è stato il fondatore. Si chiamava Morihei Ueshiba, nacque nel 1883, quindi le chiedo un'arte abbastanza recente, morì nel 1969. Allora, diciamo che... Vi dico un po' la storia, diciamo, brevemente, di O-sensei. Lui nacque, penso, il quarto figlio di una famiglia. Suo padre era, diciamo, abbastanza benestante. E lui però nacque piccolissimo, esile, gracile. Tanto che suo padre, giustamente, gli disse: no, bisogna che fai qualcosa. E quindi, fin da piccolo, insomma, appena fu in età giusta, da ragazzo, cominciò a studiare le arti marziali. In particolare studiò il judo, il jiu-jitsu soprattutto, e un po' più avanti incontrò il Daito-ryu, che è un tipo di jiu-jitsu, diciamo, è una scuola di jiu-jitsu, e, al quale si appassionò moltissimo, e in più ricevette anche insegnamenti di spada, cioè dell'uso della katana, no? Quindi studiò anche l'uso della katana. Col Katori Shintoryu. E niente, lui diventò in poco tempo bravissimo, si rinforzò tantissimo, e poi ebbe diverse vicende, che adesso non stiamo perché sarebbe lunga la questione, ebbe diverse vicende, andò anche in guerra,
diventò militare, addirittura si racconta che siccome non lo volevano prendere a militare perché era alto 1,56, che lui si appese a degli alberi con i pesi nei piedi perché gli mancavano quei 2 centimetri, adesso non so, si racconta questa cosa qui, che potrebbe anche essere vera, eh? Comunque niente, riuscì ad andare anche a militare, a fare tutte le sue cose. Poi la vera svolta nella sua vita fu più o meno negli anni 20 del secolo scorso, più o meno nel 1919, che ritornato a casa perché suo padre stava morendo, incontrò questa persona che si chiamava Onisaburo Deguchi, che era il capo spirituale di una scuola religiosa che si chiamava Omodokyo, che derivava dallo shintoismo, però una scuola particolare, e lui rimase flesciato da questa persona, ma proprio in maniera molto molto profonda, tanto che andò per un periodo nel suo monastero, diciamo, a vivere con lui e a ricevere insegnamenti da questa persona. Lì ebbe uno scatto e cominciò a pensare all'Aikido, non l'ha chiamato così, lo chiamò all'inizio Aikijutsu, perché non abbiamo detto prima, Aikido significa, Ai significa armonia, Ki significa un po' l'unione tra corpo, mente e spirito, è un concetto giapponese che noi non abbiamo a parole, Do significa la via, il sentiero, quindi la via dell'armonia tra corpo, mente e spirito, o comunque spirituale. Non lo chiamò così all'inizio lo chiamò Aikijutsu, e cominciò ad elaborare, cominciò a scremare, perché nel Jiu-Jitsu, nel Daito Ryu, ci sono i colpi. Lui questa cosa, col fatto che aveva conosciuto questo tipo di religione che era molto simile al buddismo, quindi dove non si può fare del male agli altri, cominciò a cercare di togliere i colpi e pian piano arrivò ad elaborare una sua tecnica che nacque proprio come Aikido dopo il 1940, non so di preciso l'anno, comunque fu dopo quegli anni lì, quando lui era già grande. E comunque fate conto che a 40-45 anni era considerato l'uomo più forte del Giappone, era alto 1,56. E sviluppò appunto l'Aikido, diciamo, e da lì dopo si è diffuso, e vedremo come. Era considerato l'uomo più forte del Giappone, tanto che ovviamente cosa succedeva in Giappone? Tu sei l'uomo più forte del Giappone, io ti sfido. Quindi arrivava gente al suo dojo per sfidarlo. E si racconta di questo campione di sumo che un giorno si presentò, campioni di sumo, parliamo dai 150 kg in su, e si presentò e sfidò Osensei e gli disse: io voglio vedere se tu riesci a farmi cadere, no? Sapete che nel sumo sono stabili, hanno una stabilità, è proprio quello, non devono cadere, quindi... E Osensei gli disse: certo, io ti faccio cadere con una mano. Ma non fu un atto spocchioso, fu per dimostrargli che cosa stava insegnando lui, che cos'era l'Aikido. E così fecero, quindi Osensei gli venne, non legata, comunque venne immobilizzata una mano. Quando questo sumotori partì per attaccarlo, non so se avete presente come fanno, no? Che si mettono giù, poi partono, e sono 200 kg che arrivano, semplicemente Osensei si spostò, si girò nella direzione dell'attacco e gli diede una piccola spinta, no? Quindi cosa fece Osensei? Girò e aggiunse una piccola forza a quella dell'avversario, cioè i 200 kg in corsa, lui aggiunse qualche grammo di forza, il tipo ovviamente rovinò a terra rotolando e arrivò sdraiato. A quel punto si tirò su, si inchinò e diventò un allievo di Osensei, molto fedele tra l'altro. Quindi diciamo che questo era il personaggio. Poi lui era un mistico, lui diceva di essere la reincarnazione di un re drago delle montagne, un protettore delle montagne, questo l'ha sempre detto lui, e diceva anche che un giorno lui in meditazione aveva ricevuto un fulmine, lui lo chiamava così, io ho letto così, lui vide questa luce,
e da lì gli nacquero le tecniche dell'Aikido. Questo è quello che si racconta e che probabilmente ha raccontato lui. Come se fossero ricevute. Come se fossero state ricevute, esatto. Diciamo che comunque lui era un mistico e il suo insegnamento era assolutamente spirituale. Diciamo, le tecniche erano e sono, per come la vedo io, solo un mezzo, non sono il fine, per trovare la tua via, non è la via, è la tua. Quindi Osensei faceva questo, tanto che si racconta, per esempio vi dico un aneddoto che è molto carino, prendetelo con le molle, io l'ho letto così, si dice così, non lo sappiamo se è vero. Comunque, tra questi sfidanti, una volta lo sfidò un generale dell'esercito. E siccome lui batteva tutti, gli disse, vediamo cosa fai contro una pistola. E Osensei accettò. Quindi andarono in un poligono, non so dove, comunque andarono in un altro. Sensei si mise là in fondo e il generale gli sparò più volte con la pistola. Osensei evitò tutte le pallottole. Quando alla fine il generale andò dallo sensei umilmente a chiedergli scusa per averlo sfidato e gli chiese, ma come hai fatto a evitare le pallottole? E Osensei gli disse, ma perché prima che tu spari, dalla pistola esce un raggio di luce dorata e io vedo dove va a finire. Quindi, e io non lo so, non c'ero, però diciamo che questo rende l'idea di che personaggio stiamo parlando. Certo. Bene, poi diciamo che lui affidò da lì, dai suoi allievi diretti, come sempre succede, si formarono diverse scuole, perché ognuno aveva la sua visione e quindi avvennero dei cambiamenti. Ce ne fu però uno che mantenne invece intatto il suo insegnamento, ma non perché è il più bravo, non dico che è quello che trasmise l'insegnamento diretto, e che non fu suo figlio fu uno di quelli che aprì un altro tipo di scuola, sempre di Aikido, ma è questo Morihiro Saito Sensei, che addirittura da O-sensei, cioè dal fondatore, in punto di morte venne investito del titolo di guardiano dell'Aikijinja, che Aikijinja è il tempio dell'Aikijinja, vuol dire tempio, Aikijinja, il tempio dell'Aikido. Quindi non l'ha dato a suo figlio, l'ha dato a questo Saito Itohira Sensei, che è il detentore, diciamo, dell'insegnamento più puro. Guardate bene che io non voglio dire che è migliore, che è quello puro, è il suo. Bene. Da lì questo Morihiro Saito Sensei, che è morto già da tempo, insegnò tutto a sua volta al suo figlio, che è il nostro attuale capo scuola, che si dice Kaicho in giapponese, quindi il mio attuale maestro, che si chiama Saito Itohira Sensei. Ed è quello dove io vado in Giappone, quando vado in Giappone vado al suo dojo a imparare e aggiornarmi. Di questo maestro Saito Itohira, l'allievo numero uno nel mondo era un italiano, dico era perché ci ha lasciato da pochi anni purtroppo, era un italiano che era il maestro Alessandro Tittarelli, che è stato mio maestro diretto per tanti anni, che era stato da lui, cioè da Saito Sensei, nominato ottavo dan, gli aveva dato, quindi era il grado più alto che esisteva, e in più gli aveva dato anche un nome giapponese che era Masahiro, che significa uomo retto, ed era una persona che andava veramente al di là della tecnica, al di là, era un mostro tecnicamente, ma lui andava anche al di là della tecnica e aveva veramente la visione di un vero maestro che sa ogni allievo che cosa vuole, di cosa ha bisogno. Quindi c'era l'allievo con cui era solo tecnico, c'era l'allievo con cui era solo spirituale, più tutti quelli in mezzo, i vari gradi. Ed è stato veramente per me, come dicevamo prima, una svolta incredibile nell'insegnamento dell'Aikido, anche perché io sentivo già quella pulsione
Io sentivo che non era questione di tecnica, ma che c'era qualcos'altro. E questo è. Si percepisce dalle parole, da come le parli. Sì. Visto che hai passato diverso tempo appunto in Giappone, ci puoi anche raccontare com'è l'esperienza in un dojo tradizionale? Sì, è bellissima, è un'esperienza che consiglio a chiunque, almeno lì dove è rimasto tradizionale. Per me, io ci ho lasciato il cuore, la prima volta che ci sono andato 6 volte, sempre facendo dei soggiorni di 15-20 giorni al massimo, perché ovviamente lavoro e ho una famiglia, ma che posso, se potessi stare là 6 mesi, un anno. Niente, allora lì è proprio com'era veramente la vita una volta nel dojo, lì puoi toccare con mano, perché come dicevamo prima è rimasto tradizionale. Quindi, allora, intanto, come una volta bisogna essere accettati per poterci andare, bisogna che qualcuno ti presenti, cioè che un maestro comunichi con Saito Itoira Sensei, il maestro in Giappone, e gli dica: ti mando un mio allievo che è una brava persona. Ci vuole una garanzia. Ci vuole una garanzia. Diciamo, mettiamola così. Ed era così una volta, eh. Non è che certo. Tu arrivavi da un maestro nei film, vado al maestro, si inchina e quello sì, vabbè. Chi sei? Ok. Allora, niente, quando si va in Giappone, cosa si fa? Si fa una vera esperienza da dojo, cioè si vive insieme agli altri uchi-deshi, che significa deshi studente, uchi interno, cioè gli studenti interni, che sono gli allievi diretti del maestro, cioè quelli che vivono nella sua casa. Quindi noi, quando andiamo lì, gente di tutto il mondo, è bellissimo perché incontri gente di tutto il mondo, e siamo sempre pochini, cioè al massimo 15 persone, non è che... Siamo nella sua casa. Adesso lui, nel complesso della sua casa, lui ha la sua parte di casa privata, dove ovviamente... Però il resto della casa, dove c'era il vecchio dojo al primo piano, sotto c'è un salone grandissimo dove mangiamo, più c'è una cucina che era un piccolo ristorantino, perché ha fatto anche il cuoco, il nostro attuale sensei, e lì noi ci facciamo da mangiare, siamo tutti insieme, e c'è proprio la vita di comunità, tipo ogni giorno c'è una lavagna dove ogni giorno ci sono tutti i servizi che bisogna fare, si fanno a turno, i servizi sono spettacolari, perché... Quando si va lì, qual è il fondamento? Che si paga veramente pochissimo. Ok, il viaggio è il viaggio. Là dal maestro si paga veramente poco. Se pensi a quello che ti dà, il maestro ti dà 2 ore di allenamento al giorno, la mattina e la sera, più il luogo dove dormi, il luogo dove mangi, e anche ci dà il pane, la pasta, ci dà delle... Quindi veramente... Noi cosa facciamo? Ogni giorno noi siamo a sua disposizione, come era una volta. Tu andavi da un maestro e tu eri a sua disposizione. Quindi noi ci svegliamo la mattina, alle 5 di mattina, puliamo tutto il luogo dove viviamo, che significa dare aspirapolvere, pulire i vetri, spolverare tutti i mobili tutte le mattine, mettere a posto la cucina, fare tutto, pulire fuori la strada, togliere le foglioline, le erbacce, insomma. Karma yoga, proprio. Karma yoga, esatto, proprio quello lì. Poi, verso le 6:30 più o meno, o 6, dipende dalle stagioni, si va al dojo, dove facciamo allenamento, che non è più lì, ma è a tipo 800, un chilometro, lì nel paesino, ci si va a piedi, o in bici, ci sono anche alcune bici a disposizione. Si va lì, alle 6, e cosa si fa? Si pulisce tutto il dojo, quindi ci si rimette a pulire, e spolvera qui, dai, aspirapolvere in terra, spolvera ovunque, pulisci fuori, strappi le erbette, ok, si rifà tutto. Verso le 6:30, di solito, arriva sensei, ci si fa trovare tutti in sesa, inchinati, quando lui entra, lui si mette lì,
e poi recita le preghiere del mattino, shintoiste, che sono meravigliose, veramente una cosa da sentire. E poi, finite le sue preghiere, che in quel momento uno fa quello che o ascolta o fa le sue preghiere internamente, fa quello che si sente, si fanno 15 minuti di meditazione, dove anche lì ognuno la conduce a suo modo, nel silenzio più assoluto. Finiti questi 15 minuti di meditazione, il maestro dice un'arma, perché nell'Aikido studiamo l'uso del bastone e della spada e della katana, lui dice il nome di una delle due, dice o Ken o Jo, che sono spada e bastone rispettivamente. Tu devi capire al volo, alzarti di corsa, prendere o il bastone o la spada e poi correre nel bosco, perché lui parte col motorino, se lui arriva prima è meglio non esserci mai stati lì. Quindi tu devi arrivare prima di lui. Lui arriva, deve trovarti che sei già là, che fai gli allenamenti con la spada o col bastone da solo, no? Cioè con tutti gli altri, ma che ti sei allenato. Sono quelle cose giapponesi che sembrano, a noi occidentali a volte sembrano, vabbè, invece sono bellissime, bisogna solo prenderle nella maniera giusta. È ovvio che se uno la prende come un sopruso, e allora fa lo stesso, può anche stare a casa. Invece è proprio il suo modo. A quel punto si fa un'ora di lezione di armi nel bosco, alle 7 di mattina. Piove, fa lo stesso. Nevica, benissimo. C'è freddo, c'è caldo, si suda, c'è il sole, è uguale. Si fa un'ora di allenamento nel bosco, benissimo. A quel punto lì il maestro se ne va dopo un'ora e poi lascia lì noi che facciamo un'altra ora di allenamento per conto nostro, dove i gradi più alti, diciamo, che si dice senpai in giapponese, cioè gli anziani, di grado, ti aiutano nell'allenamento, magari si ripassano quelle cose che ci ha insegnato. A quel punto lì i due che devono cucinare scappano a casa, vanno a fare la spesa e cominciano a cucinare, e gli altri arrivano con calma, si mangia, e poi il pomeriggio, diciamo che è l'unico momento di relax, ma tra virgolette, perché sensei ha l'abitudine di arrivare a caso entrando, è vero maestro, come un treno, urlando, che sembra che sia arrabbiatissimo, ma è semplicemente il suo modo di fare, che c'è da fare qualcosa, e quindi tutti vanno a fare quello che ha detto il maestro, ma come nei film, cioè parliamo di pitturare la staccionata, per citare, togli la cera. Ma cose molto più belle, tipo fare la legna, impilarla, asfaltare, una volta ci ha fatto asfaltare un pezzettino di cortile, cioè col bidone dell'asfalto che bolliva, cioè noi con le badine, lui con lo schiacciasassi piccolino, tutto contento, che pestava, una cosa troppo bella. E può essere qualunque. Non so, ti chiama a casa sua a staccargli le erbettine che crescono tra le mattonelle di autobloccante del pavimento fuori, gliele devi togliere, ma non tutte, ce n'è di quelle che non si possono togliere, certo. Quindi, troppo facile, pena delle sgridate allucinanti che lui te le fa lo stesso. Poi si portano fuori i cani, i suoi cani, alla mattina e alla sera, bisogna far fare il giro ai cani, insomma, tutte quelle cose che sono veramente splendide. Poi c'è di nuovo un allenamento di sera, alle 7 di sera, sì, dove si ripulisce il dojo, che è stato pulito alla mattina. Si fa sempre un'ora di allenamento, stavolta dentro nel dojo, dove si fa invece corpo libero, dove si studiano le tecniche a corpo libero, quindi alla mattina le armi, alla sera corpo libero, quindi tecniche a mani nude. E poi uguale, dopo un'ora lui se ne va e noi rimaniamo lì un'altra ora con i senpai a ripassare le tecniche e tutto. Poi a quel punto si va a cena, che quei due hanno sempre già preparato, si va a cena e poi alla fine si va a letto abbastanza presto, quindi questa, diciamo, è la giornata tipo, ma questo per dire che l'esperienza veramente è quella di vivere in un'altra dimensione, una dimensione antica, perduta, dove veramente, purtroppo io ho visto anche chi l'ha presa male, occidentali, non orientali,
orientale, è normale. Ho visto occidentali prenderla un po' male, no? Ma come, io vengo qui, pago, e questo mi tratta pure male, mi urla in faccia tutto il giorno, mi fa fare, asfaltare una strada, ma ci ha fatto seminare le piantine di riso. Sì, e se la vedi così, sì, dipende sempre da come la vedi. Per me non è così, per me invece, intanto io lo vedo come uno scambio, perché è vero che gli do dei soldi per stare lì, ma veramente una miseria, cioè poco, poco. E comunque per me il soldo non è sufficiente in quello scambio. Invece io trovo giusto che ci sia un ritorno, no? Lui fa una cosa fisica per me anche, no? Di insegnarmi delle tecniche reali. E quindi dargli indietro qualcosa di reale mi sembra anche abbastanza equilibrato. E poi è chiaro, uno lì non è che va a fare una vacanza, quindi ci sta che fai la legna, fai quelle cose. Ma la cosa più importante di tutti, di tutte, che non tutti capiscono, ma che era così in tutte le discipline e tu me lo puoi confermare, è che se tu lavori tutto il giorno, la tua testa non si distrae mai da quello che stai facendo. Quindi la tua testa rimane lì, sull'aikido, perché se tu stai dalle 7 di mattina che hai finito l'allenamento alle 7 di sera così ad ascoltarti la musica col telefono, tu la tua testa, quell'ora di allenamento che hai fatto l'hai perduta dopo 5 minuti. Invece se tu rimani lì con la testa, perché pulisci il dojo, sai che stai facendo qualcosa per il maestro, allora quell'insegnamento permane, perché tu non stacchi mai, è una full immersion. Per tutti quei giorni la testa non stacca mai da lì. Vorrebbe, ma non ce la fa, perché appena sta per staccare arriva sensei: perché non avete pulito la pietra? Come la pietra? Bisogna pulirla? Sì! Ah, scusi, pegli lo straccio e pulisci la pietra. Poi è chiaro che se ci pensi dici: ma pulisco una pietra? Non può essere, e invece può essere. Beh, molto spesso appunto in Oriente utilizzavano proprio questi mezzi anche per trasmettere insegnamenti, cioè assolutamente, assolutamente. Per lavorare appunto sull'ego, per esatto. Ma lo ritroviamo anche nella cristianità, perché i frati cosa facevano? Certi ordini di frati lavoravano ora come e lavora. Cani. Quindi c'è un motivo, certo. C'è un motivo profondissimo ed è proprio quello: stai sul pezzo. Te quando entri in monastero, te pensi di metterti a meditare 10 ore al giorno, no, te pigli una scopa e pulisci il cortile. Così. Poi dopo vediamo, vuoi meditare? Beh, va bene, intanto fai quello che è una meditazione. È così, anche io negli ashram che ho frequentato, il grosso del lavoro era karma yoga, vale a dire appunto fare dei lavori proprio fisici, pratici, fisici. Appunto così. Umili. E quelli umili, quelli quotidiani, e così. E a proposito del soggiorno in Iwama e di questo modo di capire, no, perché si deve lavorare, perché si fanno queste cose, come dicevi tu, di karma yoga, ho un aneddoto molto bello sul maestro Tittarelli, che una volta andammo insieme in Giappone, appunto lì, e ovviamente lui era conosciuto in tutto il mondo, era il numero due, cioè dopo sensei, dopo Ituhira Saito sensei, c'era lui, quindi veniva chiamato anche in altri continenti a fare dei seminar e insegnare. E sai, quegli allievi che c'erano lì si trovavano davanti Alessandro Tittarelli Shihan, che aveva quel titolo che gli aveva dato sensei, che significa esempio da seguire, ottavo dan, quindi c'era gente che quando la mattina il maestro Tittarelli, mentre tutti pulivano, prendeva la scopa e cominciava a scopare, gliela strappava di mano, no? Gradi alti, anche maestri che andavano là, gli strappavano la scopa di mano e gli dicevano: no, lei maestro non deve fare questi servizi. E io ero lì di fianco, quella volta lì, il maestro Tittarelli gli disse: sai cosa c'è?
che tu non hai capito che quando io sono qui sono una cintura bianca. E questo fu, e quel ragazzo, grande umiltà, quella persona che tra l'altro era un maestro, gli ritiede in mano la scopa e penso che abbia capito che cosa gli voleva dire. Alla fine siamo lì tutti insieme, ma perché io devo stare fermo a guardarvi lavorare? Per quale motivo? Perché ho raggiunto l'ottavo dan? E questa è una cosa però rara. Rara, rara. Hai detto bene. Al giorno d'oggi, e forse sempre. Al giorno d'oggi è rara. Quindi grande insegnamento. Sì, molto molto profondo e molto bello. Siccome oltre ad essere un maestro di Aikido, ma sei anche un praticante da oltre 30 anni, ti volevo chiedere come ha cambiato la tua vita l'Aikido. Allora, è importantissimo quello che hai detto, perché maestro è una parola grossa, va bene, perché è giusto che anche gli allievi si rivolgano a te in un certo modo, viene insegnato il rispetto e l'etichetta. Maestro però è una parola molto grossa. E in realtà io credo che uno dei trucchi più importanti sia non smettere mai di essere un allievo, anche quando insegni. Quello che diceva prima, in quell'aneddoto di prima del maestro Tittarelli, uno rimane allievo tutta la vita. Sì, puoi insegnare perché accumuli talmente tanta esperienza che sei comunque pronto a trasmettere. Ma da lì... Quindi questo è uno dei cambiamenti che ha portato nella mia vita, per esempio un cambiamento di visione, no? E anche di un po' di ridimensionare se stessi, insomma. Maestro è un'altra cosa. Ok, a parte questo, diciamo che io dico fondamentalmente, ci sono diversi aspetti per rispondere a questa domanda che è abbastanza profonda. Per esempio, l'aspetto che non abbiamo ancora sviscerato di ma come funzionano queste tecniche dell'Aikido, no? Come vuol dire restituire all'altro la forza che lui ha usato per attaccarti o usarla contro di lui, che sì, è un concetto che va bene, ma come si fa? Si fa. Principalmente si fa in un modo, che è quello di assecondare la direzione della forza dell'avversario. Cosa vuol dire? Che se io do un pugno in questa direzione, per capirci, mi arriva in questa direzione, cioè verso il mio viso, io devo ruotare e girarmi nella stessa direzione da cui è arrivata la forza dell'attacco. È quell'aneddoto che ho raccontato all'inizio di O-sensei con il lottatore di sumo. A quel punto, che io mi sono girato nella stessa direzione dell'attacco, posso o aggiungere la mia forza e quindi farlo precipitare, o prenderlo in un qualche modo e deviare, abbiamo diversi modi, deviare la sua forza, quindi il pugno da così, una volta che io sono lì di fianco, lo riesco ad afferrare e portarlo magari in un'altra direzione, che non è quella che lui si aspettava di trovare una faccia alla fine del pugno, e invece trova il vuoto, perché io ho ruotato. Questa è la cosa più importante dell'Aikido, è il movimento più importante che impariamo, quello di ruotare su se stessi. E da questa valenza fisico-tecnica di cui ho appena parlato, e poi per me, ci sono arrivato dopo tanti anni di studio, ha una valenza invece anche psicologica e spirituale profondissima. Che qual è? È quella, come hanno detto tutti i grandi maestri, dal Buddha a Gesù, di vedere con gli occhi dell'avversario, non di reagire all'avversario, girarsi e vedere il mondo come lo vede lui. Perché è arrabbiato? Perché lui è arrabbiato con me? Mi giro e guardo nella sua direzione e così per un attimo vedo il mondo come lo sta vedendo lui e potrei capire perché ce l'ha con me. Questa è una cosa profondissima che si impara
non solo nell'aikido, diciamo che principalmente proprio per quello che dicevamo all'inizio, che non c'è la connotazione sportiva, quindi io non è che devo vincere, se faccio un incontro io devo vincere, quindi qui no, e quindi hai tempo di analizzare queste cose. Però questo aspetto c'è anche nel judo, nel jiu-jitsu, non è una prerogativa dell'aikido, diciamo che qui viene sviscerato in maniera per me eccellente, anche qui sempre non da tutti i maestri, perché giustamente ognuno percorre la sua strada, quindi c'è chi arriva anche a insegnarti quello o a trasmettertelo senza le parole, e chi invece va in un'altra direzione che magari è più tecnica, non c'è niente di sbagliato. E quindi questa cosa ha cambiato la mia vita, sì, molto, perché alla fine io penso che un'arte marziale dovrebbe essere un insegnamento che ti porti nella vita, che non è che finché sei sul tatami un'ora, due ore alla settimana, un'ora, no? Ok, siamo tutti bravi, educati, rispettosi, poi vai fuori, uno ti attraversa la strada e lo mandi a quel paese. Invece io credo che bisognerebbe portarsi l'aikido, in questo caso, o lo yoga, o qualsiasi altra cosa, nella propria vita, che è un compito difficilissimo, come tu ben sai. È lì la scuola. È la scuola. E quindi diciamo che in questo modo ha cambiato la mia vita. Non sto dicendo che io sono arrivato e che fuori, se uno mi aggredisce verbalmente, io riesco a vedere il mondo con i suoi occhi e capire perché lo fa. Ma sicuramente è cambiato il mio modo di reagire a quella cosa lì, e soprattutto di pensarci. Anche da freddo, nel momento a caldo, sai, comincia a essere difficoltoso per tutti, perché quando vedi minacciata la tua incolumità si chiudono alcune porte. Però a freddo invece io credo che sia molto importante, perché non è così scontato. C'è chi anche a freddo nella sua testa maledice l'intero genere umano, giudica chiunque. Invece io penso che anche a freddo sia un buon esercizio dire, beh, però quella persona, sai che si è comportata così, ma magari potrei anche capire come mai, cercare di vedere il mondo con i suoi occhi, perché ha fatto quello, farsi delle domande, tanto alla fine è quello, no? Non siamo in una ricerca, non siamo arrivati, io non sono arrivato proprio da nessuna parte. Nella ricerca cosa fai? Fai le domande. Quindi io questa la vedo come una cosa che mi ha cambiato totalmente la vita, e vedo da insegnante che lo fa anche sugli altri, ognuno nella sua misura, ognuno nella sua misura, ma nessuno rimane non toccato da questa arte. Io parlo di questa perché io di questa so, 30 anni che la faccio e so di questa. Non ho mai visto uno non rimanere toccato da questa arte, perché è talmente particolare il suo messaggio. C'è un messaggio di armonia, di armonizzarsi. Quello che dicevo prima, nell'aikido le forze non fanno mai così. Le forze fanno così, ok? Si uniscono per andare nella stessa direzione. E Osensei diceva che il massimo sarà quando le due forze saliranno al cielo. Ok? Neanche più nella stessa direzione, ma si armonizzeranno per salire. E lì saremmo al top assoluto, quello dove bisognerebbe arrivare. Quindi queste cose pian piano, negli anni, in maniera sottilissima, goccia a goccia, ecco a cosa serve, mi sono detto, la tecnica. Non serve a sapere che io posso prendere Stefano e scaraventarlo se lui mi attacca, se mi attacca Stefano lo posso prendere e scaraventarlo in terra. Non è quello il messaggio. Chiaro che lo posso fare intanto qua dove stiamo allenando, qua per strada stiamo parlando di un altro mondo, quindi anche chi viene, ma perché io voglio imparare a difendermi, nessuno si sa difendere, cioè neanche il più grande maestro per strada trova uno alto così che è cattivo come il diavolo e lo mangia senza tecnica, a pugni in faccia. Perché è così,
ce ne sono migliaia di queste storie, di grandi maestri che hanno preso un fracco di botte. Quindi non stiamo parlando di quello. Quello che invece fa la tecnica è che lavorando in quella tecnica, ogni volta mi armonizzo, sento, provo, tu fai il pugno, io provo, ecco qua sto facendo fatica, quindi non va bene, sto usando la mia, non la tua, no? Si lavora così nell'Aikido. Devo capire dov'è che non uso la mia forza, ma sto usando solo la tua. Quindi ogni volta che faccio fatica o uno sforzo fisico, sto sbagliando, no? Tutte queste cose, pian pianino, goccia a goccia. È un lavoro molto fine, anche di profonda consapevolezza. Profonda, sì. Ti richiede veramente un grande ascolto. Assolutamente, assolutamente. E questo è si fa molto anche che c'è questa cosa bellissima, no? Come facciamo a fare gli allenamenti? Ci vuole uno che attacca, no? Si fa sempre a coppie e poi a turno, se dobbiamo studiare, non so, parliamo del pugno, uscita da un pugno, io devo far finta di darti un pugno, finta tra virgolette, bisogna che sia anche un po' sincero, e tu devi provare a farmi la tecnica, destro e sinistro, e poi tocca a me, tu mi attacchi e io provo a fare la tecnica destro e sinistro, ok? Funziona così. Cosa succede in quel modo lì? Che c'è sempre il lavoro intanto da tutte e due le parti, quindi sia di quello che attacca e sente se davvero la sua forza viene portata nel vuoto, oppure se l'altro sta spingendo con la sua forza, no? Per deviarti o per... e lo capisci. Poi dopo tocca a te, dall'altra parte trovi la difficoltà, capisci quanto è difficile usare la forza dell'altro, perché è una questione di sensibilità. Cioè una volta che ho intercettato il tuo pugno, ma dopo non è mica finita. Io devo riuscire a sentire, ed è solo una questione di sensibilità, non si può spiegare, dov'è che va il tuo pugno e accompagnarlo. E può darsi che te a metà lo devi quel pugno, perché ti sei accorto che è successo qualcosa e io mi devo adeguare costantemente. Quindi è un lavoro... Beh, è un lavoro che ti richiede anche... Cioè, è come dire, è un po' uno specchio anche di quello che accade nella vita, nel senso che la vita è costante cambiamento, continuo cambiamento. E noi, per armonizzarci alla vita, dobbiamo essere sensibili a questo cambiamento e quindi riuscire ad andare nella direzione in cui sta andando la vita in quel momento. Esattamente, è proprio così. A questo punto, visto la tua grande esperienza, ti chiedevo se avevi qualcosa da suggerire a chi volesse approcciarsi a questa affascinante arte marziale. Sì, allora, innanzitutto il suggerimento è quello di approcciarsi con umiltà e senza grandi aspettative, proprio perché se ci creiamo troppe aspettative poi puntualmente vengono disilluse. Quindi a cuore sereno e mente soprattutto tranquilla e con grande umiltà, per me è il modo giusto per approcciarsi a qualunque cosa, in particolare, visto che parliamo di Aikido, a questa arte marziale. Poi bisogna vedere, fare un esame di coscienza e vedere le proprie motivazioni. Per esempio, se uno vuole imparare a picchiare, questa non è la sua arte. Se uno vuole diventare allenatissimo e super muscoloso e fisico, questa non è la sua arte. Neanche se uno vuole dimostrare al mondo di essere più forte o tecnicamente più prestante, questa non è la sua arte. Sempre dicendo che non è che io sto dando un giudizio, non è che è meglio o peggio. Se uno vuole dimostrare qualcosa al mondo, ben venga, non è sbagliato, non è questo la sede. Qui nell'Aikido non si fa quella cosa. Come vi dicevo, si dimostra qualcosa a se stessi. Dal lato fisico abbiamo anche che... non preoccupatevi, perché anche le leve, le chiavi articolari, le cadute, le proiezioni, non ci si fa male. Io in 30 anni di pratica non ho mai visto nessuno farsi del male, veramente. Perché? Perché tanto si viene insegnato come si cade, viene insegnato ad assorbire anche una leva,
una controarticolazione, quindi non c'è problema, ma soprattutto perché qui si è in armonia, quindi chi vi fa la tecnica sta pensando a voi. Nell'aikido non c'è io che faccio la tecnica e tu che devi morire o devi subire, ci siamo noi due che insieme facciamo una tecnica. È molto importante questo, perché se io mi trovo davanti una cintura bianca che non sa cadere o non sa come fare ad assorbire una leva su, dove gli viene piegato un polso in un modo che non può farlo, rischia di farsi del male. Quindi è mia responsabilità, mia del grado più alto, di non fare del male a quella persona, di assicurarmi della sua incolumità, perché lui sta mettendo la sua vita nelle mie mani. Siccome io potrei sbatterlo contro un muro tranquillamente, no? So come si fa a far cadere una persona, arriva una cintura bianca, io lo piglio, lo faccio volare e quello ci lascia la pelle. Quindi questa persona, quando si lascia fare una tecnica da me, anche se non ne è consapevole al 100%, sta affidando a me la sua vita, la sua vita. Quindi io dalla mia parte ho l'obbligo e la responsabilità morale di preservare la sua vita. Quindi capite che si instaura nell'aikido una cosa meravigliosa tra i praticanti. Una relazione di grande fiducia. Una relazione di grande fiducia, bravissimo, proprio così. E mai, mai di supremazia, mai. Detto questo, ci sono tante scuole di aikido, lì purtroppo, e poi l'aikido è poco diffuso perché? Perché non c'è nei film, non c'è in televisione vediamo il karate, il judo, che va benissimo, però sono tutte già nella nostra mente. Aikido non l'ha neanche mai sentito nominare, a meno che non abbia un amico che fa aikido, se no è molto difficile. L'unico che faceva aikido nei suoi film era Steven Seagal, però insomma... Evitiamo commenti su Steven Seagal e sui suoi film, che va benissimo, però se ci fate caso, riguardandoli adesso che vi ho detto questa cosa, vedrete che tante volte lui ruota e si armonizza alla direzione di chi lo sta attaccando. Poi è vero che Steven Seagal è un Marcantonio di 1,96 m per 120 kg di muscoli, allora, adesso è diverso, e quindi lui gli bastava una manata, non è che doveva fare aikido, era come a Bud Spencer, gli bastava una manata in testa e uno andava sottoterra. Bene, chiudiamo la parentesi, era solo per dire che conosciamo poco l'aikido. Anche nei film di Steven Seagal non si nomina l'aikido, sebbene lui fosse un maestro di aikido, era proprio un maestro di aikido, quindi però mai si è nominata quella parola. Quindi, detto questo, era per dire che ci sono tante scuole. Noi qui in Italia non abbiamo la possibilità di provarne diverse, ce ne sono alcune e potete provare. Il mio consiglio, ovviamente, perché è la mia scuola, ma non solo per quello, è quello di provare la nostra, la Dento Iwama Ryu, lo Shinshinai Kishurenkai si chiama. Dento Iwama Ryu significa stile, Iwama è la città dove è nato l'aikido, Dento significa tradizionale, quindi stile tradizionale di Iwama. Diciamo che è l'unica delle varie correnti di aikido che ha preservato gli insegnamenti del fondatore. Sempre non sto dicendo che le altre sono peggio e questa è la migliore, assolutamente, uno deve sentire cosa risuona in se stesso, perché uno può piacere uno stile, lo può sentire che gli risuona dentro uno stile che a me non piace e viceversa. Quindi io vi parlo di questo perché di questo so. Qui sicuramente ci sono gli insegnamenti tradizionali. E l'ultima cosa che mi senti dire è che è molto molto importante, non è la più, ma è molto molto importante, è il maestro. Bisogna avere tanta fortuna e buon karma, e però metterci anche del proprio per trovare un buon maestro, perché intanto sappiamo bene che se apriamo le porte del cuore qualcuno viene a bussare, se le teniamo sempre chiuse, quindi io mi devo predisporre. Poi il karma mi farà incontrare la persona che devo in quel momento. Però all'inizio guardatelo il maestro, anche con occhio critico, sempre con molto rispetto, ma con occhio critico, cioè capite che cos'è che sta facendo, se è uno che vuole imporre la sua
supremazia tra virgolette, la sua superiorità, diciamo, o che si comporta in un certo modo, o che non ha un grande rispetto, grandissimo, né per quello che fa magari né per gli allievi, tutte cose da guardare. Una volta capito che un maestro è quello che viva bene, allora dopo lì nascerà in voi una devozione, perché si chiama così, non è solo alle divinità la devozione, che vuol dire che è una grandissima forma di rispetto, perché sul tatami parlo, fuori dalla palestra dopo siamo persone normali, ma qui quel maestro magari ha 30 anni di esperienza ed è un pozzo di esperienze di Aikido nella quale io posso abbeverarmi, quindi di approcciarlo in questo modo, però all'inizio di cercare di capire che persona è, perché sennò si rischia che venga travisato il messaggio. Bene, molto bene, grazie mille per questi consigli e anche per questa piacevole chiacchierata che ha fatto scoprire i segreti di questa affascinante arte marziale che è l'Aikido. A questo punto ti chiedo se è possibile di chiudere così questa nostra chiacchierata con il saluto che viene fatto all'inizio e alla fine di ogni lezione del Aikido. Ok? Assolutamente. Sì, va benissimo. Farò il saluto che facciamo alla fine, visto che qua siamo in chiusura, farò quello finale, che è un saluto tradizionale dello shintoismo che si fa lì in Giappone. E dove alla fine dirò queste parole Domo Arigato Gozaimashita, che è la più alta forma di ringraziamento onorevole, perché il giapponese ha diversi livelli, cioè la lingua giapponese si può parlare a diversi livelli, come il tu e il voi, il noi e il lei e il voi. Si può parlare da pari e dico una cosa, se la devo dire grazie al mio capo ufficio la dico diversa, se la devo dire al maestro la dico in maniera ancora diversa, cambia proprio le parole, quindi in italiano è sempre grazie, lì invece è grazie, domo arigato gozaimashita, che sarebbe è un grazie tantissime grazie dei tuoi insegnamenti e di quello che fai. Sempre ritornando appunto al discorso di rispetto. Nei confronti esatto. Del maestro, dell'insegnamento. Sì. E dell'insegnamento soprattutto, sì. Molto bene. Bene. Andiamo a vedere questo saluto. Grazie. Domo arigato gozaimashita.